Mi chiamo Luca Profili, frequento teatro dall'età di 12 anni e ho iniziato alle scuole medie, così per gioco, per poter sperimentare teatro. E mi piacque molto. Feci Totò il primo anno, che era un personaggio molto divertente ovviamente, e il secondo anno il Decamerone di Boccaccio. Poi, siccome ho visto che questa passione fermentava sempre di più e il mio desiderio diventava sempre più grande, e lo è tuttora, ho deciso di fare teatro con Giulia Bellucci di Studio Movimento Danza e Scuola Teatro Studio. Il primo anno ho fatto Shakespeare, un personaggio follemente innamorato di una ragazza che deve trovare un aiuto per poter riferirglielo, e infatti lo trova. Il secondo anno poi feci Plauto, ero un lare domestico che proteggeva la famiglia. Quest'anno invece sono un ragazzo che si trova in prigione ed è immischiato in un complotto familiare. Gli spettacoli sono stati fatti nel teatro di Fossombrone e nel teatro di San Costanzo, provincia di Pesaro e Urbino. Ciò che preferisco di più è interpretare personaggi drammatici, perché mi danno un'energia dentro di me e una carica positiva enorme, e infatti nella vita ispiro a diventare come dei grandi artisti come Marcello Mastroianni e tanti altri del cinema italiano. Quando i miei occhi videro Livia per la prima volta, mi parve come se l'aria intorno fosse purificata da una pestilenza. Pensieri d'amore, correte voi verso dolcissimi letti di fiori, adagiatevi sotto ricche pergolati come sotto lussureggianti alcove. Cesario! Cesario, tu di me sei tutto ormai. A te ho aperto i segreti più intimi del mio cuore. Perciò ti prego, vai da lei, alla sua casa. E se ti fosse negato di entrare, resta fermo davanti alla sua porta, facendole capire che là i tuoi piedi metteranno le loro radici, finché da lei non ti sia data udienza. Sono sicuro, mio nobile signore, che mai vorrà consentire di ricevermi. E tu mettiti a urlare, a strepitare oltre ogni limite. Ma non devi tornarmi a mani vuote. Diciamo pure che possa parlarle, ma cosa devo dirle? Ah, devi rivelarle tutta la forza della mia passione. Stupirla e dirle quanto il mio amore sia fedele. Io so che tu sei l'interprete ideale di tutte le mie pene con lei. Ne dubito, signore. Credilo invece, tu sei la persona giusta per questo ufficio.